grossissimo, anche per Penturo. Marco Odermatt, l'anno scorso l'avevamo indicato come il terzo incomodo, invece terzo incomodo che è diventato anche primo è stato Kilde. Esatto. Andiamo a vederci. Guarda Odermatt, ha impressionato nella parte finale, la prima su perfetto manche. Molto bravo, bene. Ma mi era piaciuto di più sicuramente Haugen nella parte alta. Vabbè. Infatti va a perdere qualcosa, pochissimo, però è lì. Si giocheranno tutto nel ripido e nella parte finale, perché prima è stato veramente quanto ha girato i piedi. Però ha appena messo lo sci di taglio, gli ha preso velocità. Sì, ecco, lui mette di taglio per prendere la lamina ed andare verso la porta successiva. Però il suo modo di mettere forse gli sci di traverso è un po' più leggero rispetto a tutti quelli che abbiamo visto scendere fino adesso. Infatti va a mezzo secondo, anche se questo errore fosse un po'... Era quello che si usava anni 90. Mamma mia, Odermatt. 54 centesimi di vantaggio, lui che ha concluso la stagione nella penultima gara dell'anno scorso a Naeba in seconda posizione. 76 centesimi di vantaggio per Odermatt. Sarà il suo anno? Va, intanto si mette davanti e con gran margine miglior tempo di Manche. E urlo liberatorio, cade il miglior tempo di Manche di Borsotti per 22 centesimi. Questa per me potrebbe essere una Manche da... Meillard secondo a Garmisch l'anno scorso in un weekend incredibile, secondo in gigante, secondo in slalom. E non era andato in classifica qua a Sölden. È minimo il vantaggio su Odermatt, nullo, 3 centesimi, nullo. E sarebbe stato minimo dopo la manche di Odermatt anche avere 4 decimi di vantaggio. Sei d'accordo? Sono d'accordo, anche se Meillard sappiamo tutti che è un bel fenomeno. Ma guardalo bene, perde poco in alto, nella parte alta. E in alto era andato da paura Odermatt. Già. Sciata molto, molto simile, molto leggera all'inizio curva, anche lui usa lo sci di traverso assolutamente, però... modo molto molto delicato. Sì, scampana parecchio, però è delicato. Proprio le punte, guardate il movimento che stanno facendo le punte. Adesso di meno perché non siamo più sul ripido e perde 4 decimi, perde mezzo secondo, anzi. Sì. E andrà probabilmente a perdere ancora fino all'arrivo, perché andare a prendere Odermatt nella parte finale è quasi impossibile. E invece qualcosina guadagna. Qua va a perdere qualcosina. Poi anche gli impatti sul palo, qua c'è quella delicatezza, quell'equilibrio di delicatezza, perde. E lì, rimane sempre lì, 42, 38, 51. Comunque, 1-2 svizzero adesso. Adesso Lucas Brotten, quinto dopo la prima manche, l'anno scorso sesto, non è ancora salito sul podio, disattendendo il tifo di tutto il mondo per avere Brotten prima o poi sul podio. Non facile oggi, eh? Che bello vederlo sciare. Veramente compatto e fa sempre velocità. Lui ha girato un po' di sci per non prendere i solchi, però è stato fantastico, perché sta guadagnando ancora 2 decimi. Lo sta facendo Odermatt. Nessuno paura detto... di niente. Paura di niente. Non gli ha spiegato nessuno che Odermatt ha fatto una manche da paura. Vediamo il secondo intermedio, sono veramente curioso, anche lui deve girare tanto, di troppo forse. Però anche lui cerca poi lo spigolo, era stato molto più preciso Odermatt sulla ricerca dello spigolo dopo aver girato molto bravo piedi. Anche Brotten, però, e saranno lì, si guadagna ancora, mamma mia Brotten. Attenzione! Riprende lo spigolo, ma che recupero! Errore prima del piano, vediamo quanto va a pagare, mezzo secondo, peccato per Brotten perché stava facendo un garone. Rischia comunque di mettersi lì 14 con 5 centesimi! 5 centesimi! Dopo quell'errore! Pazzesco. Qua Meillard e Odermatt. Pazzesco. Odermatt scende dal leader's corner. Senza l'errore per me si vinceva la gara. Sì, non è detto che possa vincere lo stesso. Chiudere la curva in modo velocissimo girando con le spalle, peccato. Penturo ha vinto nelle ultime due edizioni maschili, quindi 2016 e 2019. Più di lui hanno vinto solo Hermann Mayer, 3 vittorie, e Ted Ligeti a Sölden. In corsa quest'anno per l'overall, non c'è la sua combinata, si corica. Errore da principiante, mi viene da dire, nonostante questo perde poco, perché tanti hanno avuto problemi lì e lui non l'ha gestita bene, si è buttato dentro, si è inclinato verso l'interno e lì è andato a prendere tutti i solchi nel modo sbagliato. Infatti tra Brotten e Odermatt soltanto 5 centesimi di secondo, c'è pochissimo spazio per infilarsi lì dentro.
Attenzione alla capacità di recupero di Pentoureau in cerca della terza affermazione consecutiva a Sölden e di mettere i primi 100 punti pesanti in Coppa del Mondo. Perde ancora. Perde, qui può andare però a guadagnare su Braten, perché qua ha sbagliato tanto, si possono guadagnare anche 4 decimi. Lì ancora il secondo tempo, 29 centesimi va a recuperare, adesso passa dietro Odermatt in questo frangente a livello proprio di cronometro. 14.41, 14.46 per il secondo, terzo, non c'è la vittoria francese, attenzione alla Norvegia, Norvegia che ha vinto solo una volta. Sembra di vedere Vikings adesso. Adesso viene fuori la Gerta anche dal parterre. Viker Christoffersen. Braten, norvegese in prima posizione. 2.14.41. Mancano Christoffersen, Kranjec e Kaviezel. Vediamo se vengono fuori gli attacchi. Bravo, Vikings, molto bravo. Dove Pinturo ha sbagliato, lui l'ha gestita bene. Ha perso anche lui qualcosa, ma la differenza la può fare sul ripido. Odermatt in cerca del podio, però deve aspettare lui e Kranjec almeno. Poi ci sarà ancora Kaviezel. Un po' sotto al palo, è costretto sempre a girare un po' tanto sotto e risalire. Ma però... sta attaccando tanto. Altro errore. Questo lo paga tanto, 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 perché deve risalire per 3-4 porte. 79 centesimi di ritardo, in quarta posizione adesso, alle spalle di Pentoureau. Ricordiamolo, Christoffersen l'anno scorso chiuse 18esimo, lui che ha 21 vittorie, 4 in gigante, un recupero incredibile di Christoffersen. Grazie all'errore di Braten, sicuramente. 24 centesimi di ritardo, adesso risale in posizione da podio e lotta con Pentoureau per il terzo posto e quarto alle spalle di Pentoureau. Braten, stesso tempo di Meillard. Testa a testa, Pentoureau, Christoffersen al secondo, Pentoureau terzo, Kaviezel mai andato meglio della sesta posizione in Coppa del Mondo, meglio dell'ottavo posto in slalom gigante, la Svizzera che non vince dal 2011 da Carlo Janka in gigante, 24 i centesimi da amministrare su Lucas Braten per Gino Kaviezel. Amministrare da qua c'è veramente molto molto poco, eh. Anche lui, errore, e i suoi decimi sono già andati con gli interessi. Con gli interessi si avvicina, a meno di un capolavoro di Kaviezel nella parte di muro, dove prima ha pagato tanto rispetto a Kranjec. Vediamo, non è specialista. Dritto. Ha fatto una prima manche incredibile, ha detto nella seconda cosa posso fare, solo spingere al massimo e cercare di replicare la prima, non ci sono da fare molti calcoli per come scendere. 79 centesimi e dietro in quarta posizione, rischia di uscire anche dal podio, il podio potrebbe essere ancora Braten, Odermatt, Pentoureau. Lucas Braten non è mai salito sul podio. 41 centesimi, attenzione al recupero di Kaviezel. Ha recuperato grazie all'errore di Braten la parte finale. Potrebbe fare importante, podio. Ma... mai fatto podio Kaviezel. Terzo! Grande! Che podio! Podio di Kaviezel, primo podio di carriera per Gino Kaviezel. Primo podio e prima vittoria di, carriera per Lucas Braten. E in mezzo a loro Marco Odermatt e... Pineiro, arriva. Grande Pineiro. Sangue brasiliano è portato sul... Che podio! Fantastico, grande Braten. Tre grande. Svizzeri nelle prime 5 posizioni, tenendo conto di Meillard alla pari con Christoffersen. Pentoureau che esce dal podio, Christoffersen che esce dal podio e Braten tanto, tanto annunciata e cercata. La sua vittoria, lo suo piazzamento sul podio, il podio. Questo è lo sci su Eurosport. Questa è... l'apertura di stagione. Bello di Braten però, lui cercava il podio e senza paura di niente, se devo farlo lo faccio alla grande. Vittoria al primo podio, fantastico. E poi Pentoureau quarto, Meillard e Christoffersen quinti a pari merito, per cui si iniziano a marcare i due anche, fantastico. Kranjec settimo, Deli Prendini nella top ten.